Gemme amare sul tuo viso. Quella che voglio raccontarvi, se mi concedete un po' del vostro tempo, non è una semplice storia d'amore, ma una storia di destino e fatalità. Perché la vita di un uomo è fatta di piccole cose e ognuna è determinante ai fini dei propri successi o fallimenti, anche la più insignificante. Come scordarsi una finestra aperta. Esistono diversi tipi di esseri umani. Per quanto mi riguarda, i più pericolosi sono quelli attenti a ogni dettaglio del proprio aspetto. Sotto litri di profumo e deodorante, nascondono la migliore puzza di marcio. Credono di avere il mondo nelle loro mani, ma non sanno che c'è sempre qualcuno che li batterà sul tempo. Pronto? Pronto Claudio, ti disturbo? Sono Rita, la ragazza del servizio fotografico di cui mi parlavi qualche sera fa in quel locale in centro, ti ricordi? Rita, ma certo! Allora ti sei decisa? Beh, diciamo di sì, anche se te l'ho detto che è il mio primo book, quindi non ti aspettare grandi cose. Non dirmi che sei timida. Un po' sì. È un problema? Ma per niente. Le ragazze timide sono le più fotogeniche. Sì. Ma certo. Una volta messe al loro agio sono le più naturali, le più spontanee. Nei loro occhi c'è una luce diversa, provocante. La luce di chi ha superato la paura di mostrare quello che prova veramente. Pensa, non ho mai scattato una foto prima di aver visto quel bagliore negli occhi di una ragazza. E se i miei occhi non si accendono? Beh, allora vuol dire che non ti sei tolta gli occhiali da sole. Per capire che cosa vuole l'obiettivo, bisogna rispettare una sola regola. E quale sarebbe? Lasciarsi completamente andare. Vedrai, le foto verranno da sé. Ok, quando ci vogliamo vedere? Rita, il tuo book ha già atteso troppo tempo. Passo a prenderti tra un paio d'ore. Prima devo sistemare alcune cose. Alloggi al campus, giusto? Sì. Perfetto. A dopo. No, qui è dove ho lo studio. Una volta lavoravo a casa, ma poi i vicini hanno iniziato a lamentarsi. Sai, il via vai di così tante belle ragazze attira l'invidia della gente. Devo essere gelosa. Beh, non sei la prima che fotografo. Ah, non fare caso al posto, stanno finendo di sistemarlo. A noi interessa lo studio, vedrai. Lo troverai assolutamente confortevole. Che fa un po' freddo qui. Ma è la temperatura ideale. Non vorrei mica iniziare a sudare davanti alla macchina fotografica. Andiamo, dai. Thank you.
Rita, non dirmi che ti sei portata solo quel paio di scarpe. Perché? Non ti piace il rosso? Stai scherzando? È il mio colore preferito. Che sei già a tuo agio. Dai, facciamo qualche prova.
espressione addolorata. Eh? Dovrebbero venirti bene. Però ho bisogno del tuo sguardo. Guardami, cazzo! Vaffanculo. Risposta sbagliata. C'era una mosca ronzava intorno al morto. Il morto sanguinava. La mosca si inzuppa. Il coltello. Un classico intramontabile. La spada dei poveri. Una volta era presente in tutti i film dell'orrore. Sì, l'assassino neanche si vedeva. Esisteva soltanto la lama che avanzava baluginante nel buio. Tutti gli animali, il più disgustoso, a mio parere, rimarrà sempre l'uomo. Assassini, stupratori, psicopatici.
bestie senza recinto. Grazie, una volta ti faccio una mezza, raga. La paura. L'orgasmo che più lo diletta. E nel mio cuor grido vendetta. Gemme amare sul tuo viso. So già tutto all'improvviso. Ho perduto ciò che ho amato. Dolce cuore ci ha spezzato. Tutto il giorno ti ho davanti, sono inutile, mi manchi. Ti prego amore, basta piangere. Lo diceva Orwell nella fattoria degli animali. Quattro zampe buono, due zampe cattivo. Riflettete. La prima cosa che ho pensato nel vedere il corpo di Rita riverso sul suo stesso sangue è stata: e se il bastardo non fosse morto? Se fosse ancora vivo e libero di seminare dolore e morte? Impossibile. L'appagante rumore del cranio fracassato contro il lavandino non ammette alcun dubbio. Vi disgusta? Non sapete quanto mi disgustate voi. Con le vostre maschere e apparenze dietro cui reprimete bestiali istinti. Rita non è stata la prima di cui mi sono innamorato, ma l'unica a sapere della mia esistenza. Quando ho imbevuto le zampe nel suo sangue freddo, ho creduto di non riuscire a volare, ma ce l'ho fatta. Nella mia vita, entrando da un appartamento all'altro, ne ho viste di storie d'amore. Hanno tutte vita breve, come quella di un insetto. Ma anche se sono una sarcofaga, ho il cuore grande come il vostro, sempre che ne abbiate uno. E non importa che appartenga a una razza che ripudiate perché depone le sue larve nella carne in putrefazione. Non importa che mi schiacciate ogni volta che mi avvicino. Il mio cuore è così grande
che non mi servono le parole per dire ti amo. Stop!